Perché fra tutte le fonti di energia alternative, quella che permette alla mafia di guadagnare meglio sono appunto le centrali eoliche. Questa più che energia verde, energia rinnovabile e pulita, possiamo dire che è una vera e propria colonizzazione senza scrupoli. Da diversi anni assistiamo ad una proliferazione spaventosa di pale eoliche in Irpinia, come nel Sannio e in Basilicata. Perché? Allora, io oltre che alle zone che hai menzionato tu, ci mettete ad aggiungere anche il Molise, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia e la Calabria. Praticamente tutto il meridione è stato invaso da queste pale eoliche. In realtà il problema nasce con il protocollo di Kyoto, laddove le nazioni, sulla scorta del buco dell'ozono, quindi delle emissioni di CO2, hanno stilato questo protocollo per darsi delle regole di emissioni, e praticamente era entro il 2020 ridurre del 20% le emissioni di CO2, e ogni nazione doveva produrre il 20% di energia rinnovabile rispetto al consumo totale. Siamo intorno al 1991-92, da lì si è sviluppata questa corsa alle rinnovabili. L'Italia è il paese più bello del mondo, occorre difendere il suo paesaggio e la sua civiltà artistica, occorre smetterla con opere pubbliche rotatorie ovunque, occorre impedire tutte le pale eoliche con cui noi paghiamo più tasse di tutti, tasse per l'energia, che sono 170 miliardi di euro nell'arco di 20 anni. Troveremo da dar lavoro senza distruggere il paesaggio. Rimpiangeremo un giorno d'aver distrutto il paesaggio quando tu arrivi, e lì è colpa di Galan, e arrivi dalla Germania, sul lago di Garda ci sono 8 pale eoliche. No, Renzi difende il paesaggio, stia con il gruppo di Verdi, di ambientalisti, di chi ama la bellezza. L'unico partito serio è il partito della bellezza dell'Italia, non c'è altra economia. Quelle percentuali che si era dato il protocollo di Kyoto, l'Italia è abbondantemente superati, nel senso che già adesso come rinnovabili noi stiamo al 37%. Già nel 2015 abbiamo superato di molto quella quota che ci si era prefissi. Perché nelle nostre zone? Nelle nostre zone perché sono generalmente zone montuose, poco abitate, e quindi trovano facile accesso le società eoliche a poter utilizzare il territorio. Il problema grosso nasce con gli incentivi che furono dati dall'Italia per le produzioni da energia eolica. In realtà i territori che sono stati interessati dall'installazione di pale eoliche non hanno nessun tipo di vantaggio, hanno soltanto dei disagi, perché tengono le pale eoliche, le ricadute negative delle pale eoliche, le onde elettromagnetiche, le onde a bassa frequenza, i rumori, alcune malattie che sono nate per la presenza di pale eoliche, l'impatto paesaggistico, con le fondazioni degli impianti. Una pale eolica di 150 metri, abbiamo delle fondazioni di cemento armato, ogni pala ha 16 pali da un metro di diametro, profondi dai 30 ai 35 metri, quindi abbiamo una cementificazione del sottosuolo, abbiamo un consumo di suolo per quanto riguarda le piazzole e i sentieri di collegamento tra le piazzole, poi abbiamo tutta una serie di cavidotti e di elettrodotti ad alta tensione, perché praticamente il Fortore, ma anche l'Irpinia, voglio dire, l'Alta Irpinia è devastata ugualmente come il Fortore, perché là non c'è soluzione di continuità nell'installazione di queste pale. Cioè, sono una serie di scompensi che ci sono, e nonostante tutto la popolazione residente non ha un kilowatt di quell'energia prodotta ed ha tutti quanti queste ricadute negative. Tutta questa energia prodotta non rimane sul territorio, ma va a alimentare i fabbisogni delle zone industriali dell'Italia del Nord. Quindi noi stiamo subendo di fatto una colonizzazione, uno sfruttamento delle nostre risorse che vanno a vantaggio delle multinazionali dell'energia rinnovabile e che vanno a vantaggio dell'industria del Nord. Come possiamo difenderci, Pinuccio, secondo te? Prima cosa, secondo me, è cercare di informare la gente e cercare di informare la gente correttamente, facendo capire seriamente quello che è veramente l'eolico, chi ci guadagna, chi ci perde. Anche perché ci sono molti luoghi comuni, poi. Esatto, nell'immaginario collettivo, quando tu parli di energia verde, parli di una cosa buona. Esatto. Non è così. Stimolare la regione Campania
a legiferare per proteggere i territori, perché diciamo, la regione Campania è tra le poche regioni che non ha ricevuto le linee guida nazionali per quanto riguarda l'installazione delle paleoliche, né tantomeno ha individuato i siti non idonei. Quindi potenzialmente adesso è tutto il territorio a rischio, sarebbe possibile installarle dovunque? Esatto, la regione Campania, non individuando i siti non idonei, di fatto li rende tutti disponibili. Le royalty che prende un comune, diciamo su 19 pale, che sono 200-300 mila euro all'anno, in realtà la società eolica ci guadagna 24 milioni di euro all'anno. Ci possiamo difendere se non attraverso una reazione di consapevolezza collettiva e cercare di fare in modo che la politica cominci a aderire un altro atteggiamento. Anche perché ci sono stati diversi episodi di corruzione, di false attestazioni. Sì, ma sono piene di queste notizie, no? Perché chiaramente dove ci stanno tanti soldi, lì parliamo di miliardi di euro, c'entra la corruzione, c'entra la paleolica. Però una cosa importante che succede su questo? Che non si possono più togliere queste paleoliche. Una volta installate poi non si possono più togliere, quindi dobbiamo muoverci prima. Appunto, una volta installate la Comunità Europea dà torto all'Italia, al massimo l'Italia paga la multa, però la paleolica rimane per sempre là. Il danno resta. Cioè, con i soldi questi fanno tutto. Si comprano tutto. Le popolazioni, specialmente quelle delle aree marginali montane, sviluppano un tipo di energia che è diversa dai prodotti tipici, quindi prelibati. Noi abbiamo una serie di energie buone che con la presenza dell'eolico vengono devastate. Cioè, tutto quello che è stato fatto per millenni sui nostri territori, con l'installazione di queste paleoliche per fare un po' di corrente in più, in realtà devastano una cultura. Grazie Pinuccio. Grazie a te. We'll be right back.